Salve a tutti ragazzi e benvenuti da Civi in questo nuovo video di Wolfenstein The New Order. Bene, continuiamo pure da dove eravamo rimasti, che eravamo appunto qui dentro. Volevo dire una cosa, devo fare queste qui perché non lo faccio mai. Adesso mi ci metto, lo faccio, tanto ma manca poco con doppia arma. E queste qui con le cose le farò, dai. Se non sblocco quelle è un casino. Allora, quindi adesso facciamo. Ah, non facciamo un cazzo perché insomma sì, la figura di merda la dovevo fare. Scusate perché è passato un giorno dall'ultima registrazione. E effettivamente non mi ricordavo dove cazzo ero, quindi va bene, non importa. Andiamo qua. Perfettico. Speriamo bene. Non... In teoria ho preso tutto, quindi non devo perdere più di tanto tempo. Wow, interessante. Siamo a 170 di vita, ne sono felice, tanto contento. Tanto tanto di tutto. Tanto passano i motori, chi se ne frega. Allora, io ho un po' di paura. Qua. Perfetto. Vediamo un po'. Altro? Non mi sembra di vedere niente. Eh beh, in effetti così c'era, volevo dire. Ok, questi dovrebbero essere ricariche se non ricordo male. Perfetto. Benissimo. Vediamo un po' cosa c'è. E qui c'è da premere. Allora, prima di fare i casini, vediamo un po' cosa possiamo fare. Libero questo perché può servire. Siccome è la seconda train, queste cose me le ricordo. È passato più di un anno dall'ultima volta che ho fatto i video sulla prima train. Nei primi video che facevo, quindi ero anche molto impacciato. Quindi, insomma, sì. Ok. Voglio essere libero, così almeno siamo a posto. E ho il controllo di quello che mi serve. Qui non c'era niente. Qui vai, così. Porca di quella porca. Scusatemi tanto. Ok, qui c'è altra roba, qui c'è altra roba. Questo non si rompe. Questo non si rompe. Almeno capisco cos'ho, ragazzi, perché è importante che io lo sappia. Non è che ci sono armi particolari, piacerebbe tanto. Ma non c'è un cazzo di niente. Qui c'è un altro coso. Ok, andiamo pure. E in bocca al lupo, insomma, sì. Questo mi piacerebbe tanto avere un potenziamento nuovo. Ok. Oh, la natura, ma sono già c'è. Oh, salve! Ok. Andata, vai. Vediamo un po'. Ok. Perfetto, è andata bene. La vita non l'ho persa, armatura adesso la riprendo. E siamo a posto, questo lo prendiamo sicuramente. Lui ha perso qualcosa. 83. Sì, quello lo voglio prendere, lo so, l'ho visto, non è che sono cieco. Insomma, sì, sono rincoglionito, ma non fino a questo punto. Ho perso comunque 10 di vita, adesso la prendo. Eccolo qua. 93, che sfiga, non c'è più nient'altro. Allora, dove devo andare? Di là. Siccome devo andare di là, mi tocca farmi il culo. Dove cazzarola era l'arma? L'ho persa? Sono così rincoglionito? Probabilmente sì. Ok, andiamo pure. Ah, questo è un mitra. È un mitra. Quindi non è quello che pensavo io. Va bene, non importa. Insomma, sì. Andiamo pure. E vediamo che succede. Vediamo così per curiosità se le zone d'ombra le ho fatte tutte. Sì, a parte queste qui che devo fare. Quindi sì. Siamo a posto. Non c'è niente, non c'è niente. Non c'è niente, andiamo pure. Arrivo, eh. Io non so effettivamente cosa mi aspetta. Cosa mi aspetti? Qui sarà chiuso, sì, presumo di sì. Vediamo un po'. Agente, agente. Che proposito? Un vicino. Oddio. Mia competenza che. Ma penso a te. Vabbè. Uno in casa sua non può fare neanche quello che vuole, cioè guardate la creazione di ditta. Che regime dittatoriale che c'è, insomma, che vige in questi posti. Vediamo un po' cosa ci può essere. No, non. Cioè,
Cioè, mi tocca far così, insomma, sì. E vabbè, proviamoci. Abbassiamoci un attimo e facciamo questa cosa qua. Quindi prendiamo questo, che per fortuna possiamo tenerlo. E andiamo pure. Di nuovo, vabbè, facciamo così e poi facciamo così. E poi facciamo così. E poi facciamo così, siamo a posto. Oh, meno male, dovrebbe essere aperta la porta. Esatto. Che cazzo ho aperto? La porta qui, scusatemi tanto, ma rincoglionatico fino all'ultimo livello sono. Non c'è niente di niente di niente. Ok, andiamo pure. Andiamo ancora giù. Mamma mia. Vado alla mappa perché capire più o meno il percorso da fare ancora. Siamo alla fine, scusate, il mio disco è overfull. Troppo, adesso è molto caldo. Così, allora. Ah, sono a casa? Tesoro, sono arrivato! E quindi questo mitra. Porta questa fatica per un saldatore, la prossima volta cercalo tu, Fergus. Va bene, sono arrivato a casa, non devo fare più niente, sono contento, ho preso tutto. Io non mi ricordavo neanche che ero da queste parti qui. Ciao bella, tu l'anello ce l'hai adesso, eh? Quindi. No, non te lo tocco, promesso. Cioè, mamma mia, che. Fergus è di sotto, vero? Sì, è di sotto. Andiamo da Fergus. Che era dentro l'aereo, se non ricordo male. Che è l'aereo di qua. Vediamo un po'. Eccolo qui. No, questo è un po' più abbronzato rispetto a Fergus. Allora, vediamo un po' se lo troviamo. Eccolo qua. Eccolo qua. Lei la tipa. Ma Fergus dove cazzo è finito? Forse dovevo guardare la mappa, vero? Dovevo guardare la mappa. Ok, ho fatto una bella figura di merda, così siamo a posto. Tanto se ne faccio una video non sono io, quindi. Cioè, la gente si preoccupa se non faccio figura di merda. Dice, ma che è successo? Insomma, sì. E quindi va bene. Andiamo avanti. Fergus dovrebbe essere. Questa è Se Anya. vogliamo rubare un sottomarino nazista, Seth dovrà riuscire a riparare Ah, è quel lui. coso sul tavolo. Aiutalo nel suo lavoro, va bene? Lo sto facendo, non vedi? Toh! Ecco. Oh, Isher Quach, Shimshon, Isher Quach. Sono a posto. In realtà potresti portare questa nota ad Anya. Le servirà la frequenza del trasponder per tracciarlo. Ma sono Neanche diventato un fossi un fattorino? dannato fattorino. Ah, mi è venuto anche a me in mente. Ho detto, che cazzo, sono un fattorino, porca miseria. Vabbè, insomma, dai, facciamogli questo favore alla topina, tanto lei. Cioè, capisci, lui è qua, lei è lì, glielo tiri un attimo e sei a postolo. Vabbè, tanti saluti. Comunque, non dovrebbe esserci più niente, io ci riguardo perché sapete che ormai qui sono. No, ho fatto tutto. Capitolo no, capitolo. Siamo al capitolo 9, 0 di 0, quindi sì. Nietta? William, hai un momento? Cosa vuoi? Hai Blaskowitz visto Blackwitch? Di là. Ancora questa storia. Vediamo, cosa gli prende a quei due? Ah beh, stanno facendo due parole, insomma, sì. C'è il mutandone di lei. Con te. Così. Cosa? Sempre. Tutti i giorni, dopo no? Ti stanchi. Sarà così, William. Credici. Venite di lavare il bucato, dobbiamo andare. Lavare il Ma bucato? non oggi. Hanno Ascolta la lavato mia il voce, bucato. Blazkowicz. Dove ti trovi ora? Nei condotti delle fogne, le Ok. viscere stesse della città. E ancora più sotto, le catacombe di Berlino. Un ampio complesso, il luogo più sicuro di tutta Berlino. Il maggior deposito di munizioni del regime nazista. Cosa potremmo fare con quelle armi? Sommosse, una vera rivolta. Questa strada di accesso è bloccata, impenetrabile agli estranei. C'è solo un modo per violare il perimetro. È un aliante subacqueo. I nazisti li usano per la manutenzione. Sono anni che cerchiamo di rimetterlo in funzione. Bene, mi ho piacere che ci sia riuscito con l'ingegnere. Non è che c'è Questa è la qualcosa qui, prima vero? fase del piano per accedere al rifugio sottomarino di Seth. Usa l'aliante subacqueo per raggiungere il deposito di armi nelle catacombe di Berlino. Anya si occuperà di tracciare la tua posizione tramite transponder e di fornirti supporto. Ho capito. Secondo, se, dato che mi fa venire qua. Ah, io avevo preso. Sì, Dico, mi buona viene fortuna, un Blazkowicz. dubbio. Sono Grazie, acque cara. profonde.
Mi sta venendo un dubbio, visto che sono William, venuto fino a qua. Mi senti? Sì. Dovrai trovare la strada attraverso le gallerie delle fogne e raggiungere le catacombe di Berlino. Ti darò delle indicazioni. Va bene, grazie, molto gentile. Quindi sono venuto qui per un cazzo? Vabbè, ho preso lo scudo, per carità, eh. Non è che mi faccia schifo, insomma, sì, diciamoci la verità. Ma qua effettivamente non c'è niente. Pensavo, sinceramente, di aver trovato qualcosa, ero abbastanza contento. Ma purtroppo niente. Va bene, non posso buttarmi in acqua per vedere se c'è qualcosa. No, per forza, entra, entra. Ok. Wow. V per muoverti e S per retrocedere. Ok, prima fatemi vedere cosa è successo. Ah, l'aliante. S, AD per sterzare e AD per ruotare l'aliante subacqueo. Ok, ho capito tutto. Prima e poi E per lasciare. Fatemi vedere se c'è qualcosa, ma dubito, perché comunque la mappa dovrebbe dirmi qualcosa. Non mi dice un cazzo, sono tanto contento. Ok, dai, andiamo poi. Smotoriamo un po'. Mi sono già perso. Non so già dove devo andare, lo di qua. Scusate, mi perdo sempre io. Ok, vediamo un po', non dovrebbe esserci nulla, eh. Io comunque ci guardo, ma purtroppo la mappa non dice un cazzo. E quindi sì. Scusate, cos'è che devo trovare qua che mi sono già dimenticato? Una lettera che non troverò mai, tre codici. E uno, due, tre di questi, più un potenziamento salute. Non lo troverò mai. Quello non lo troverò mai. Allora, guardiamo bene, ragazzi, perché potrebbe essere ovunque qualcosa. Qualcosa ovunque. Guardate. Guardate. Come cazzarola ci arrivo lì? Non ci arrivo. Come? Allora, fatemi vedere. Non si capisce un cazzo. Però c'è, avete visto che c'è? Non ci arrivo, vero? Non ci arrivo, non riesco proprio più a arrivarci. Vabbè, pazienza. Però c'è. Quindi se c'è vuol dire che un modo c'è per arrivarci. Adesso vediamo se posso... Potresti essere costretto a scendere dall'aliante subacqueo per rimuovere degli ostacoli. Infatti. Ma tienilo sempre d'occhio. È la tua unica fonte d'ossigeno. Lo so, me ne sono accorto. Qui come ci arrivo, ragazzi? Devo fare un giro astruso, vero? Allora, fatemi vedere. Allora, qui in questo caso devo uscire e mettere quest'arma qui. Va bene, mi va anche bene. Ero bambino e la marea rossa stava salendo. Entrai in acqua per disobbedire a mio padre. Era come se avessi la pelle in fiamme. Immagino. Fatemi vedere se c'è qualcosa. Come se avessi la pelle in fiamme. Non c'è niente, vero qua? No, non c'è nulla. Andiamo pure e vediamo. Perché voglio prendere, ragazzi, è una questione di principio. Una volta che lo trovo, cavolo, fatemelo prendere. Fatemi vedere, io sto andando giù. Può darsi che ci si arrivi, eh. Ti trovi proprio sotto la prigione di Eisenwald. Caroline mi ha detto che qualche anno fa alcuni prigionieri hanno provato a scappare dalle fogne con degli oggetti preziosi. Non sono andati lontano. Già, ho visto. Ho notato. Allora, dove devo andare? Non mi basta più il mouse. Sono un po' interdetto perché non so proprio dove andare. Ragazzi, sto facendo cacate, lo so, abbiate pazienza, ma non riesco a capire bene dove andare. Vediamo la mappa. Devo andare. Non so da che parte sono girato. Alcune aree potrebbero essere troppo strette per l'aliante subacqueo. Dovrei nuotare. Sì, quello l'ho capito. Devo solo capire dove andare. Ecco qua, scusatemi, ma. Ok, andiamo. Almeno adesso lo so, insomma, sì. Andiamo un po'. Non c'è niente qua. Ok, andiamo. Su, 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 su. Dai, 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 dai. Vai, vai, vai. Questo è ossigeno. A 13 anni. Cadde nello stagno dietro le stalle. Ne uscì ricoperto da sanguisughe. Non deve essere una cosa buona. Oh cazzo, mi sta cadendo in faccia. Ho poco ossigeno. Riuscite, luride sanguisughe. In effetti deve essere una cosa brutta. Ok, allora, vediamo una cosa. Può darsi che ancora ce la faccia, eh. Andiamo un po' a trovarlo. Vediamo un pochino dove sono. È una questione di principio. In teoria, William, sì. C'è una cosa che devo dirti. Sì? Sto leggendo questo diario che mi ha lasciato mia nonna. Tua nonna? È il diario di mia cugina Ramona. Ah, Ramona. Lavorava con noi nel manicomio.
Ora è morta, ma pare che nascondesse molti segreti. Ah. E non aveva nessuno con cui condividerli, perciò li ha scritti tutti nel diario. Okay. Invio le voci del diario al tuo registro audio. Se trovi il... Ok, ci siamo qua. Ascoltale. Va bene. Li ascolterò, appena me le mandi. Li ascolterò sicuro. Allora, vediamo un po'. Qua. Eccoci qua. Vediamo un po'. In teoria qua. Dove cavolo sarà? Devo trovarlo, ragazzi, perché qua ne sono abbastanza sicuro. Cioè, in linea d'aria qua. Vediamo un po'. In teoria è di qua. Fatevi vedere. E non capisco dove sono. E quello è il problema. Non capisco in linea d'aria dove sono. Che sia qui. Qua da dove sono venuto. Qua dove vado. Vediamo un po' se è qui. Non riesco a capire, ragazzi. Non si capisce un cazzo di come è girato. Vediamo adesso. No, di qua è dove devo andare effettivamente. Quindi se io andassi qua, forse, forse ci deve essere un modo per uscire. Vediamo se riesco a saltare. No, non posso saltare. Deve esserci un modo, perché io lo devo scoprire. Era questo il principio. Faccio un taglio e ci vediamo dopo. Ok, per il momento lascio perdere, ma ci ritorno. Ci ritorno senz'altro, perché non sono riuscito a trovarlo, ma ce la farò. Perché una volta che trovo una cosa la voglio prendere. Probabilmente ci sarà un metodo per arrivarci, ma lo scopriremo poi. Allora, vediamo un po'. La sezione qua in cui sale. Ti trovi è fuori servizio da tempo, ma alcuni macchinari potrebbero essere ancora utilizzabili manualmente. Ok, ho capito. Andiamo pure. Vai qua. Allora, questi cosi qua, in teoria li posso ascoltare, li potremmo ascoltare per, giusto per la lore, ma li abbiamo ascoltati in un'altra trama e li ascolto io con calma. Così non vi annoio. È interessante comunque, non è brutta. Andiamo. Vediamo però se si può aprire questa porta. No, non si può fare un cazzo. Non posso fare niente. La mappa ovviamente non mi aiuta. Ok, va bene. Bene. Allora, fatemi vedere, il buco è là. Però devo mettere in modo che il buco vada anche di là. Così. Oh, lascia! Ce la faccio forse, eh? Forse ce la faccio. Dove cazzarola era? Mi sono perso. Scusatemi, ecco di qua, forse ce la faccio. Perché devo guardare sia il buco di destra che quello di sinistra, che è questo. Con quello, ok, ci siamo. Andiamo di più sotto se c'è qualcosa. Posizione delle turbine. Io volevo vedere se qui ci fosse qualcosa, ma non sembra di vedere niente. Sarebbe bello trovarli, ma ragazzi non ci capisco un cazzo. Ok, qua non c'è niente. Vediamo se c'è qualcosa qua sopra, ma dubito. In effetti qua c'è qualcosa. Andiamo a vedere un attimo, visto che ci sono. Prima di andare di là. Ok, fatemi vedere dove è il... perché l'obiettivo è lì. L'obiettivo è qua, effettivamente. Il profondo bacino. Veniva usato per regolare le piene. Dovrai trovare il modo di raggiungere la piattaforma sull'altro lato. Lo farò, però prima voglio andare qua. Sempre che non sto andando indietro. Vediamo, perché se c'è anche qua vuol dire che qualcosa si fa, io non voglio lasciare niente al caso. Ok, vediamo. Effettivamente sì, sto andando in una zona in teoria nuova. Vedete? Vediamo qua dove si va. Ditemi che si va là, perché lo voglio assolutamente trovare. Allora, vediamo un po'. Sì, sono di là. Sono di là dove non si poteva andare. Quindi forse in livello teorico c'è certo qualcosa. Meccanismo per riempire il bacino d'acqua. Dovrei riempirlo completamente per poter nuotare dall'altra parte. Sì, lo so, adesso rilassati, cara. Oddio, non ci credo. Avete visto, ragazzi, sapevo che ci arrivavo. Scusatemi. Mi sono intestardito e ce l'ho fatta. E questa qui è la cosa più importante. Vai. Oh, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ne mancano solo due più una lettera
E questo potenziamento, che non ho proprio idea di dove cazzo, scusatemi, mi sono confuso, e dove possa essere, dicevo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Andiamo indietro, si può andare, vero? Perfetto, salgo un attimo, vediamo cosa c'è, perché se c'è qualcosa mi interesserebbe scoprirlo. Ho detto sali, grazie. Non c'è nulla qui, vero? Ok, io direi che possiamo tornare indietro. Di qua, in teoria. Vediamo se è così. E no, non è qua. Devo andare a vedere. Se ti immergi magari. Ok, riesco a capire. Sì, dovrebbe essere qua, perché effettivamente io sono andato qua. Dai, dai gas. Oh, e se spingiamo la M non ce lo fa fare. Ok, quindi devo andare di qua. E se la fa... Oh, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Sono contento, perché se no mi stava proprio qua, non ce la facevo. Ok, andiamo pure. Vai. Vai DJ. Vai Blaskovic. Ok, avete visto che con piano piano ce l'ho fatta? Bastava solo impegnarsi un pochettino. Qua si può scendere per andare a vedere cosa c'è. Io andrei un attimo a vedere. Magari trovo qualcosa. Andiamo un po', guardiamo bene. Qui vabbè, la scala, niente di che. Non vedo nulla di veramente importante. Non c'è niente, è possibile? Dai che ce la fai. Non c'è niente. Ah, cos'è, una scala? No, non è niente. Quindi nulla, niente. Andiamo là, pensavo ci fosse qualcosa, ma si muove molto lentamente qua. Vediamo così, magari va più veloce, ok. E andiamo. Tanto qua non c'è niente, a meno che non sia qua. Però è strano, sapete, ma qui? No, è illusione ottica. Ok, andiamo avanti. E posso anche, dicevo, interrompere qua, dai, tanto ha salvato, noi dobbiamo andare semplicemente di sopra e risolvere il problemino. Tanto non abbiamo niente di che da fare. Vediamo se ho lasciato indietro qualcosa, ma... In effetti là c'è qualcosa, ma non ci posso arrivare. Anche là c'è qualcosa, ma non ci posso arrivare. Va bene, dai, facciamo l'unica strada è questa, quindi sì. Posto, dai, ci salutiamo qua che è meglio, così nel prossimo video facciamo... Andiamo un altro po' più avanti, è una bella zona questa qui da esplorare. Quindi ragazzi, come al solito, vi invito a lasciare un like, un commento se vi piace la serie e fammi sapere cosa ne pensate. Per adesso vi do un saluto da Shiva, ciao ciao!